Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi abbiamo come protagonista il Bimby, presentato da Tania. Ciao. Quindi abbiamo questa ospite che ogni tanto arriva a spot nel canale che ci spiega quello che è il funzionamento del Bimby, le ricette. E oggi, per poter andare avanti in questa saga del Bimby, abbiamo detto, ma vediamo un attimino, quanti hanno spiegato che il Bimby può essere utilizzato e coadiuvato, quindi aiutato da un'applicazione sul cellulare? Beh, abbiamo controllato e veramente in pochi hanno fatto dei dettagli per quanto riguarda l'applicazione. Siccome noi siamo un canale logorroico e ci piace stare lì a spulciare tutte le varie informazioni che ci possono essere soprattutto nelle applicazioni, oggi Tania ci mostrerà l'utilità e ci spiegherà in poche parole, prima di far vedere il cellulare, in poche parole come funziona questa applicazione e perché è utile averla in abbinata col Bimby. Io passerei la parola alla Tania che ci spiega a grandi linee quella che è l'applicazione. Prego. Ciao a tutti. Con calma. Allora, l'applicazione ufficiale del Bimby si chiama Bimby, semplicemente. In questo video l'idea è stata proprio quella di farvi capire come mi aiuta quotidianamente nell'organizzazione dei pasti. Quindi Tania, secondo te, per quale motivo io, che ho acquistato un prodotto di questo tipo, devo andare a scaricare un'applicazione che poi è a pagamento, perché ha un abbonamento annuale? Quanto è l'abbonamento annuale? L'abbonamento è 36 euro all'anno, ma ultimamente, proprio il mese scorso, c'è stato un upgrade, di cui magari ne parliamo dopo. E cosa mi consente di fare questa applicazione? Perché io devo scaricare un'app quando magari posso già smanettare lì sullo schermo del Bimby? Allora, l'applicazione è necessaria per far sì che le ricette vengano ribaltate sul vostro Bimby e che così voi possiate tranquillamente seguirle nella vostra preparazione. Al di là delle ricette, però, io mi trovo molto bene perché mi aiuta ad organizzare i miei pasti settimanali. È questa forse la novità, insomma. La novità per me è stata proprio quella di, anziché pensare alla lista della spesa e poi cucinare, proprio esattamente il contrario. Cosa voglio cucinare e fare la lista della spesa. Questo richiede un minimo di organizzazione, naturalmente, e infatti la domenica solitamente è il giorno in cui programmo i pasti per la settimana successiva. Quindi mi vuoi dire che se io apro il frigo e vedo che ho 6-7 ingredienti, posso cercare con quei 7-8 ingredienti sull'applicazione? Sì, assolutamente. Beh, sì. Voi provate a immaginare, siete a casa, oh cavolo, il frigo vuoto, non è vero, c'è sempre qualcosina nel frigo. Prendete quei tot ingredienti che avete, li inserite nell'applicazione e puff, vi viene fuori una ricetta. Poi che vi piaccia o meno, questo è un altro paio di maniche. Però perlomeno avete un aiuto concreto per poter riutilizzare o utilizzare tutto quello che vi è rimasto nel frigorifero. Poi dopo andate a fare la spesa. Quindi Tania, io direi di andare insieme a vedere sul cellulare che cosa fa questa applicazione e ce la spieghi nel dettaglio. Assolutamente sì. Andiamo sulla app. Eccoci qui davanti alla home page della nostra app Bimby. Veniamo accolti con un bel ciao Tania, cosa vorresti cucinare oggi? E le sezioni che possiamo vedere, a parte le nuove uscite, dato che ogni mese praticamente gli esperti della cucina Bimby, perché vi ricordo che per avere più di 40.000 ricette in questa applicazione c'è dietro proprio veramente uno staff importante a cui ci lavora, formato anche da nutrizionisti, da medici, da quello che avevo letto, non sono proprio ricettine studiate così. Vi assicuro che se seguirete passo passo le indicazioni per queste ricette, non potete sbagliare, anche il più imbranato può cucinare veramente bene. Ma Tania, ti volevo fare una domanda. Io scarico l'app Bimby, ma appena accedo all'app, che cosa mi chiede? Mi chiederà dei numeri di riferimento? Certo, del mio Bimby? Dovrete registrarvi, creare l'account quindi, e abbinare il vostro numero seriale del Bimby, così che dopo aver poi impostato anche la connessione, il wifi sul Bimby, entrambi, applicazione e Bimby, possano colloquiare, perché tutto ciò che faccio sull'applicazione lo troveremo poi sul Bimby. Allora, come potete vedere, possiamo trovare le nuove uscite, la spiegazione delle modalità, della modalità ricette create, le proposte di Cookie Do, le più cucinate e le nuove collection. Cosa sono le collection? Sono
delle ricette salvate, diciamo, per argomento, ad esempio festeggia la Pasqua, Pasqua e Pasquetta, le modalità cuoci uova, quindi ricette create per un'occasione, quindi Pasqua, Natale, le feste, gli appuntamenti con gli amici, oppure se vogliamo, se stiamo a dieta e vogliamo delle ricette più leggere, oppure una cosa che trovo veramente carina, tutte le ricette con gli ingredienti di stagione. Siamo ad aprile e quindi, per esempio, ci sono tutte le ricette con gli ingredienti tipici di aprile. In questa parte, nell'Esplora, troviamo tutti i suggerimenti che l'applicazione ci può dare. Se invece vogliamo fare un po' da noi, possiamo cercare, attraverso i filtri, possiamo andare a cercare gli antipasti, zuppe, primi, secondi. Vogliamo concentrarci sui prodotti della colazione, selezioniamo colazione, risultati e cosa ci fa vedere? Dalle marmellate, confetture, yogurt, barrette ai frutti di bosco, veramente c'è da sbizzarrirvi. Riprendendo quello che dicevamo all'inizio del video, ma se io avessi nel frigo le mele, ad esempio, e ho voglia di qualcosa di buono da prepararmi con le mele, cosa devo fare? Allora andiamo nel cerca, indichiamo qua nella barra mele e l'applicazione tirerà fuori tutte le ricette a base di mele, che siano un dessert, che sia una crema, che sia una torta, un infuso. Abbiamo veramente di che sbizzarrirci. Io spesso faccio così quando ho veramente poche cose in frigo e insomma non voglio fare le solite cose e cerco ispirazione proprio attraverso questa applicazione. Nella parte delle mie ricette troviamo tutto quello che abbiamo salvato. Io per esempio mi sono salvata tutte le collection che mi interessavano, ad esempio tutta la cucina al vapore, la colazione, le conserve, i gelati. Quindi Tania, per potermi creare quella lista che hai appena fatto vedere, come devo fare? Allora, quando trovate effettivamente una cosa che vi interessa, ad esempio le verdure, le ricette con gli ingredienti di stagione di aprile, entrate dentro e fate salva. La collection è stata salvata nelle mie ricette. La parte però che più è interessante, a mio avviso naturalmente, è la parte relativa alla mia settimana. Perché? Perché, come vi dicevo, io la domenica cerco di organizzare tutti i pasti della settimana, per quanto possibile naturalmente. Abbiamo due possibilità: o lasciarmi ispirare da quello che mi suggerisce l'applicazione, oppure, in base a quello che ho già in casa, cercare di costruire il mio menù settimanale. Ad esempio, pensando alle merende di mia figlia, posso decidere di creare, dato che lei ama le focacce, di scegliere le focaccine morbide. Questa è la ricetta. Come potete vedere, ha il livello di difficoltà, il tempo di preparazione, il tempo totale e la porzione. Questa ricetta decido di programmare la sua preparazione, quindi faccio aggiungi, aggiungo la mia settimana, verrà fuori il calendario e decido che la cucinerò domani. E salviamo. Oltre alle focaccine voglio preparare dei cracker. Decido di farli al pomodoro e al parmigiano reggiano, che mi sembrano più gustosi. Li aggiungiamo, aggiungo la mia settimana e decido che anche questo lo preparerò domani. Andiamo a vedere quindi nella mia settimana, per avere una visione completa di quello che andrò a fare in settimana. Vedete, domani ho da preparare i cracker e le focaccine, mercoledì il polpettone, giovedì la zuppa d'orzo e venerdì il salmone all'arancia. Questo perché non mi troverò, e per me è importante e fondamentale, così a capire cosa devo preparare, ma avrò già un'impostazione che mi aiuterà ad essere appunto più organizzata e più efficiente. Dato che abbiamo programmato i nostri alimenti, cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere alla lista della spesa tutti gli ingredienti che sono presenti appunto all'interno di quella ricetta. Quindi quando noi andiamo nella funzione shopping abbiamo proprio la lista della spesa di tutti gli ingredienti che ci servono. Quindi non andremo più a casaccio a fare la spesa, ma con una lista precisa dove appunto possiamo addirittura fleggare dopo averla comprata, dopo averli inseriti nel carrello, procedere così senza sprechi, senza comprare cose inutili. Quando andiamo a selezionare la nostra ricetta, cliccando su aggiungi, abbiamo diverse opzioni. Possiamo appunto aggiungerla alla mia settimana, aggiungere tutti gli ingredienti di questa ricetta alla lista della spesa, come segnalibro, perché quindi ci aiuterà a ritrovarla direttamente sul bimbi, e oppure ad una collection, che possiamo quindi ritrovare nella nostra collection, che è appunto tutta quella raccolta, in questo caso di zuppe e di minestre, così che poi se andiamo a
a cercare le nostre collection salvate, ci ritroveremo questa ricetta. Volevo aggiungere che tutto quello che abbiamo programmato dalla nostra applicazione lo troviamo nella nostra programmazione sul Bimby stesso. Quindi andiamo nella mia settimana e possiamo trovare appunto tutto quello che abbiamo programmato, così che ce la troviamo direttamente e iniziamo a cucinare. E da dietro il Bimby, il protagonista del video di oggi, è da Tania. Abbiamo visto la funzione dell'applicazione. Se per caso avete qualche altra domanda, ma mi sembra che abbia spiegato a 360 gradi le funzioni dell'applicazione, ma se avete qualche altra domanda fatela pure qui sotto nei commenti e Tania vi risponderà direttamente. Fateci sapere se vi interessa qualcos'altro in particolare, se volete delle ricette, farci delle domande, curiosità, osservazioni. Sperando che vi sia piaciuto questo video, vi ricordiamo, non vi costa niente, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ho creato la playlist del Bimby dove potete trovare l'unboxing, tutte le ricette che abbiamo fatto finora, e se avete altre curiosità, come diceva la Tania, scrivete qui sotto. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!